Allora, quindi l'area che visitiamo, non mi ricordo quanti metri quadrati è, sinceramente. Comunque, andremo 20 metri sotto. Qui tra poco completeremo l'esposizione di una parte dei materiali architettonici che sono stati ritrovati qui e che vengono da un piccolo sacello che si trovava sulla sommità della cavea. Abbiamo un pozzo borbonico del 1865 che serviva per assicurare luce ed aria. Non era per... Perché ora lo vedrà com'è grande. Quello del 1700. Quello del 1700 sì, ovviamente. Eccoci, qui c'è un balconcino che è stato fatto nel 1800. Questo, e da qui ci si affaccia direttamente sulla media cava. Io mi sposto per lasciarvi vedere. Ci si affaccia direttamente, è profondo 15 metri da qua. Noi scenderemo a 25 metri sotto il livello della strada. Da qui si vede la media cavea. Via mare di arrivare fino al balconcino, perché è l'unica cosa che al momento si può fare facilmente. Poi ovviamente qui è un problema perché è difficile. Vabbè, catacombe San Gennaro l'hanno risolto il problema. E come hanno risolto? Un tapirulà. No, una specie di sedia. Ci sono, sì, però quelle sedie sono stranissime. Io le ho viste a Baia, buttate da una parte dove nessuno le usava perché i disabili si rifiutavano. Lei ha visto i disabili sopra la sedia? Esattamente nel banco tufaceo nel 1700 e ci porterà questa scala direttamente sulla sommità della cavea del teatro. Attenzione ovviamente a scendere le scale, poi dopo l'umidità ci accompagnerà un po' di più. No, questa è la falda, le falda che percorrono dove allora. Però non, cioè meglio che stanno a vista, si capisce che è un'altra cosa. Perché veramente. Ma quindi 20 metri sono di cenere lapidica? No? Esatto. È lo stesso tipo di sepoltura della città moderna. Quando mi arrabbio quando vengo sui giornali sepolto dalla lava. Il limite della media cavea. Questi sono gli ultimi gradini, qui ci sta un podio, il Balteum si chiama, che un tempo era tutto rivestito di marmi colorati, sono stati strappati all'epoca degli scavi borbonici, perché come tutti sapete i borboni scavavano, erano proprio i determinatori dell'esercito che scavavano a seguire i muri e quando trovavano materiale o le statue o i marmi li strappavano e li recuperavano. Vedete lì per esempio, aggiungeremo qualche luce per illuminare questi primi aspetti che vedete dei resti di decorazione in stucco, perché in alcuni luoghi diciamo meno importanti invece del marmo avevano usato lo stucco. E in alto, ora ci abbiamo la luce contro, ma in alto lì si vede la Summa Cavea, dove i turisti in questo percorso non andranno perché è un pochino più pericoloso. Il percorso che noi stiamo seguendo è il percorso dei turisti, quindi ora noi dopo aver visto questa parte della media cavea scenderemo lungo uno dei sei filari di gradini che dividono la cavea in sette cunei e andremo direttamente verso l'orchestra e il frontescena del teatro. Invece dove prendevo? I gradini li vedremo meglio da un'altra posizione, ma là si intravede l'ultimo gradino, eccoli là. Sono i gradini della proedria, cioè dove stavano i personaggi più importanti, invece noi ci avviamo ora verso direttamente la... dove si c'erano gli attori. Ci prendiamo qua. Ovviamente erano solo maschi. Perché non c'erano le donne. C'erano le donne, c'era addirittura una galleria delle donne. Lei pensi che io... No, di come attori. Ah, come attori? Sì. A un certo punto c'erano anche le donne. Ma molto dopo. Le mime. Scenda di più verso qua. Allora, questo qui è... No, queste sono della decorazione, l'abside, spezzata, linea curva spezzata e dritte, che decoravano questo fronte del fronte scena. Qui era ora siamo sopra al palcoscenico, qui c'erano gli attori principali, mentre dovete fare astrazione ovviamente di questi grandi pilastroni che vedete qua di tufo, che sono quelli che riempivano il teatro. Quindi noi qui siamo davanti al fronte scena. Chiaramente ora voi vi sto permettendo di salire su questi gradini, ma abbiamo fatto quella scala apposta per non far rovinare il gradino antico. Questi erano i gradini che usavano gli attori del teatro antico quando scendevano nell'orchestra. L'orchestra dovete immaginare qui davanti a noi ovviamente, ma tra poco la vedrete anche meglio.
e alle vostre spalle, però forse scordiamo, sì. Allora, ecco, guardate, vi faccio vedere dove siamo. Ora noi siamo esattamente qua. Qua, guardate. Qua. In questo punto siamo davanti alla Porta Regia. Voi sapete che un teatro antico aveva tre porte, due che si chiamano Valvi Hospitales, dove entravano, passavano gli attori non protagonisti, e i protagonisti uscivano da questa porta centrale a forma di abside, come alcuni teatri di Roma proprio imperiale. Ed era alta, guardate, sono scavato fino a oltre 6 metri. Anche questo era tutto rivestito di marmo, è stato spogliato ed era pieno di statue. Da qui vengono le famose statue della piccola e della grande Ercolanete che stanno a Dresda. E qui siamo già sotto uno dei tanti pozzi che perforavano quest'area per cercare l'acqua. Infatti la trovavamo, perché c'è ancora l'acqua, come vedete. Quindi il fronte scena e davanti a noi, immaginate, tutta la cavia con il pubblico seduto. Ora noi a questo punto ci dovremmo suddividere in gruppetti più piccoli per entrare, così farà il pubblico, quindi due gruppi da 5, perché saranno 10 persone alla volta, e entreremo in un cunicolo borbonico che ci porterà sotto il pozzo fatto da Entrechetta, questo signor Ambrosio che aveva fatto Ambrogio Nocerino, che aveva fatto il pozzo per le piante, per il suo orto, e aveva poi trovato sul fondo invece una cavità e dentro i marmi, e comincia comunque la storia. 1710. Poi 1738 partono gli scavi sistematici condotti dall'intendenza borbonica, poi dall'esercito borbonico, con degli ingegneri eccezionali. Pensate, quando nel 2001 è stato fatto il rilievo digitale del teatro, hanno visto che il vecchio rilievo settecentesco, basato, fatto in galleria come se fosse una miniera, aveva uno scarto di 7 centimetri, quindi una qualità incredibile, se pensate che era uno scavo sotterraneo. Ora quindi da qui ci divideremo in tanti piccoli gruppetti e andremo a vedere il pozzo di Entrechetta.